Ciao a tutti! Con questo video vorrei farvi vedere alcuni esercizi che potete fare tranquillamente a casa, a terra. C'è solo bisogno di un materassino, se non ce l'avete, alcuni esercizi li potete fare anche a letto, se non avete un materasso troppo morbido. Se ce l'avete invece sarebbe meglio, potete usare anche un tappeto volendo, non deve essere per forza un tappetino da palestra. Allora, per iniziare ci posizioniamo sdraiati a pancia in su, in questa posizione. Schiena appoggiata. Mani appoggiate a terra, sguardo su e andiamo a sciogliere bene il bacino andando in avanti e retroversione. Quindi facciamo questo movimento qua. Inspiro, vado a ruotare il bacino in avanti, quindi creo spazio tra la colonna e il pavimento, pancia rilassata. Espirando invece vado a portare indentro l'addome e ad appoggiare la lombare al pavimento attivando un pochino i glutei. Inspiro, arco, espiro, chiudo. Inspiro, arco, espiro, chiudo. Questo movimento qui serve per togliere un pochino di tensione a livello lombare, quindi per rilassare la schiena e anche per attivare tutta la muscolatura, sia posteriore che anteriore. Cercate di farlo sempre in coordinazione con il respiro. E poi, una volta finito, lasciate il bacino neutro. Portiamo le ginocchia al petto, afferriamo sotto le ginocchia e andiamo ad allungare un pochino la schiena. Quindi con entrambe le mani portiamo le ginocchia verso il petto. E da qui possiamo oscillare un pochino a destra e a sinistra in modo tale da rilassare ancora di più la schiena e da fare un po' di automassaggio. Finito questo, ci fermiamo, andiamo a liberare le gambe, riappoggiamo i piedi a terra, sinceratevi che i piedi siano alla stessa larghezza delle anche, comprese le ginocchia, quindi ginocchia e piedi sono sulla stessa linea delle anche. Palmi appoggiate a terra e andiamo ad attivare i glutei e a portare sul bacino verso il soffitto, quindi inspiro, attivo i glutei, porto su, espiro, torno giù. Inspiro, sollevo, espiro, abbasso. Inspiro, sollevo, espiro, abbasso. Mantenete il bacino neutro in questa posizione, ma cercate di non spanciare, quindi quando andate su non dovete arcare troppo la schiena, ma dovete attivare bene i glutei e anche un po' l'addome, in modo tale da non cedere, ma mantenere bene tutto questo corsetto attivo. Di queste ne potete fare una decina. Cercate di controllare sempre le vostre ginocchia. Quando salite non devono avvicinarsi neanche allontanarsi, ma devono rimanere sempre sulla stessa linea delle anche. Volendo potete mettere anche in mezzo un cuscino in modo tale da non unirle troppo. Una volta finite le 10 ripetizioni, fate ancora alcuni piccoli movimenti di anti-retroversione di bacino e poi andiamo ad accentuare un pochino di più questo esercizio. Una volta che portiamo sul bacino, manteniamo la posizione 5 secondi e poi solleviamo entrambe le braccia verso l'alto, le mani all'altezza delle spalle e manteniamo altri 5 secondi la posizione. Dopodiché ritorniamo giù sia con il bacino che con le mani e lo rifacciamo almeno 5 ripetizioni. Inspiro su, tengo 5 secondi, attivate bene l'addome. 5 secondi sulle braccia e poi torno giù. Lo rifaccio vedere un'altra volta. Inspiro, attivo, 5 secondi, sollevo, altri 5 secondi e rilasso in giù. E sciolgo. Una volta finite le vostre ripetizioni, scegliete voi quante volte farle in base a quello che sentite. Non andate a farne 10-20. Già 5 vanno bene, se ne volete fare poi di più va bene, fino a un massimo di 10 volte. Quando poi finite di riattivare un po' il bacino, andiamo a rifare la stessa posizione, quindi inspiro, ritorno su, attivate bene glutei e addome, portiamo subito sulle braccia, manteniamo la posizione del bacino, andiamo ad inspirare, a portare in giù il dorso della mano, espirare su. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo, mantenendo sempre la testa in linea, ben appoggiata, sentiamo bene le spalle appoggiate e anche di questo ne potete fare 10 o 12 e poi una volta finite
ritorniamo giù con le mani e lentamente ritorniamo giù col bacino. Di questo, visto che noi dobbiamo tenere col bacino su, cioè dobbiamo tenere la posizione per un pochino di tempo, fatelo 3 volte, 10 o 12 ripetizioni con le braccia. Una volta poi che scendete, che finite questo esercizio, andiamo a fare 3 movimenti col bacino. Al termine dei 3 movimenti, ancora ginocchia al petto e sciolgo bene la schiena. In questa posizione qua. Poi vi fermate e andiamo ad allungare tutta quanta la schiena, portando, se non avete male alla cervicale, la fronte verso le ginocchia in questo modo. Sentiamo bene tutto l'allungamento della schiena che va dall'osso sacro fino alla fronte e poi lentamente ritorniamo giù. Lo rifate un paio di volte, chiudo, tengo la posizione 10 secondi e poi ritorniamo giù. Sciogliamo la posizione, riappoggiamo i piedi e ci mettiamo in quadrupedia, quindi passiamo sempre dal fianco, ritorniamo su e ci posizioniamo a 4 zampe, mano sotto le spalle alla stessa larghezza delle spalle, ginocchia sotto le anche alla stessa larghezza delle anche e andiamo a mobilizzare tutta la colonna, quindi inspirando andiamo ad arcare la colonna, sguardo avanti, spalle lontane dalle orecchie. Espiro, andiamo ad arrotondare tutta la colonna, sguardo alle gambe, spingete bene lontano il materassino dalle spalle e ancora inspiro, arco, espiro, chiudo, inspiro, arco, espiro, chiudo, la coda che va in mezzo, espiro, inspiro e poi ci fermiamo in posizione neutra. Capelli, posizione neutra col bacino e andiamo a sollevare braccio destro, gamba sinistra. Controllate che il vostro addome rimanga stabile, quindi non cedete con la lombare, ma mantengo bene la posizione. Anche qui 10 secondi, respirando sempre. Finiti 10 secondi, riappoggiate le mani e andiamo dall'altra parte. Espiro, stendo gamba sinistra, braccio destro, controllo la posizione. E riappoggio. Di questo ne potete fare 3 serie per lato, tenute 10 secondi. Al termine di questi, appoggio bene i piedi, glutei e talloni, andiamo ad allungare bene la schiena, portando la fronte per terra. Una volta terminato l'allungamento, ritorniamo in posizione e da qui metto da questa parte perché almeno non c'è la coda in mezzo. Da questa posizione qua vi faccio vedere altre 2 varianti dell'esercizio. Sempre la stessa posizione, andiamo a sollevare sempre braccio destro, gamba sinistra, quindi opposti, e possiamo fare da qui questo movimento. Apro e chiudo, apro e chiudo. Inspiro, allontano il braccio dall'orecchio, la gamba dall'altra gamba, espiro, ritorno in linea, inspiro, apro, espiro, chiudo. Mantenete sempre l'attivazione dell'addome. Riappoggio e lo fate dall'altra parte, stendo e ancora apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo e riappoggio. Di questo ne potete fare 8 per lato per 2 volte, o se no anche 10 o 12. In base a quello che riuscite, fatelo sempre 2 volte, che questo è un po' intenso. Un'altra variante che vi faccio vedere, sempre alla stessa posizione, stendendo sempre braccio destro, gamba sinistra, mantenendo sempre l'attivazione, espirando, chiudiamo il gomito verso il ginocchio, inspirando, riportiamo a stendere il braccio e la gamba. Espiro, chiudo, inspiro, stendo, espiro, chiudo. Inspiro, stendo, attenzione a non fare questo, sempre bene l'attivazione. Espiro, chiudo, inspiro, stendo e poi riappoggio. Lo fate anche dall'altro lato e quando poi avete finito andiamo a mobilizzare ancora tutta la schiena con il movimento che facevamo prima. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. E
poi ancora l'allungamento. Piedi appoggiati, glutei e talloni. Allunghiamo bene, camminare bene con le mani lontano dalle spalle. Gli esercizi di allungamento li potete tenere quanto volete in realtà, perché non hanno un limite di tempo eccessivo, insomma potete tenerli anche fino a un minuto. La cosa importante è mantenere sempre una respirazione diaframmatica in modo tale da rilassare il diaframma, perché se rilassiamo il diaframma riusciamo a rilassare bene tutta l'altra, anche tutta l'altra muscolatura. Ricordatevi anche sempre di non sentire mai un allungamento eccessivo, ma deve essere un allungamento che riuscite a gestire, quindi quasi piacevole. So che alcune volte non è proprio piacevole sentire il muscolo che si allunga, proprio per questo cercate di allungarlo meno, ci arrivate piuttosto con più tempo, ma non fa niente. L'importante è sentire una posizione comoda. Buon lavoro!